Ogni giovedì, per l'angolo dell'esperto, la nutrizionista dottoressa Antonia Di Caprio. Conduce in studio Silvia Tamagnini. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, siamo nuovamente in diretta qui dagli studi di Radio Stella Città e quest'oggi come ospite telefonico abbiamo la dottoressa Antonia Di Caprio. Buongiorno Antonia. Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti. Oh, come ti sentiamo bene, come? Ah, sono contenta. Allora, so che sei impegnatissima, però non manca mai occasione, insomma, per dedicarci del tempo, soprattutto ai tuoi ascoltatori fedeli. Sì, sì, dobbiamo riprendere i nostri appuntamenti alla grande. Sì, 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 dai che sei forte, ce la puoi fare, sono sicura. Allora, parliamo oggi di un argomento molto, molto accattivante ed interessante, ovvero cioccolato e salute. Eh sì, oggi pensavo a questo argomento proprio sì, in vista dell'imminente festività della Pasqua, vero. E visto che le uova, cioccolate varie, si stanno già avvicinando le tentazioni, tantissime. Pensavo appunto di fare questo elogio del cioccolato. Allora ci piace, quando si elogia il cioccolato siamo tutti molto più felici, invece che sentirci dire no, non puoi mangiare, no. Ovviamente qualche contro lo dovrò mettere anche io, però insomma oggi volevo appunto allietare un pochetto i palati. Bene, iniziamo. Quindi diciamo che in linea generale quando si dice cioccolato uno dice oddio, arriva oltre, è vero che c'è la Pasqua ma poi si avvicina anche l'estate, quindi hanno tutti paura della prova costume e dicono comunque è sempre un dolce fa male. Però da quello che ho capito, giusto? Eh sì, in realtà noi quando parliamo dei cibi buoni pensiamo sempre a cibi che possono essere un po' pericolosi per la salute, vedi per esempio una frittura, sì, che ci aggrata sì il palato, ci rende felici, però quanti retroscena ci sono dietro una frittura. È vero. Con il cioccolato potremmo anche considerare un'eccezione, la classica eccezione che conferma la regola. Ottimo. Perlomeno in parte, perché come dicevo prima qualche contro c'è. Va bene, li diciamo dopo. Intanto però ne parliamo dopo. Adesso parliamo del cioccolato. Come dicevi, diciamo in vista della Pasqua arriveranno le uova, arriveranno sotto questo cioccolato sotto forma di gallinelle, coniglietti, sì, quante forme, pecorelle, no? Decisamente. E quante varietà di cioccolato esistono? Sì. C'è il cioccolato bianco, il cioccolato al latte, il cioccolato alle nocciole, il cioccolato fondente, quello al peperoncino, quello alla menta, cannella, chi più ne ha più ne metta, veramente. Arancia, tantissime, sì, tantissime, tantissime varietà. Il problema è come resistere al cioccolato? Io non resisto. Apposta. Penso che sia molto molto difficile resistere al cioccolato, anche perché comunque le proprietà benefiche di questo alimento sono note già da tempi molto antichi. Vediamo gli Aztechi. Vero. Che lo utilizzavano come afrodisiaco e sì, anche come tonico. E quindi il cioccolato e in particolare il burro di cacao che contiene il cioccolato ha molteplici implicazioni sul benessere, sulla salute. Sì. In particolare, però, dobbiamo andare ad assumere non tutti i tipi di cioccolato, come dicevamo, il cioccolato al latte, il cioccolato bianco, in particolare il cioccolato fondente, mm-hmm, che non a tutti piace, perché ovviamente è amaro, è sì, più forte rispetto agli altri cioccolati che sono più dolci. Però quello che effettivamente va bene è il cioccolato fondente, perché è ricco di antiossidanti. Wow, bene, che fanno sempre molto sì, bene. Fanno, ne abbiamo parlato quasi tutte le volte, tutti sì, i nostri sì, appuntamenti parliamo di questi antiossidanti. In particolare gli antiossidanti presenti negli alimenti di origine vegetale sono i flavonoidi, che si trovano oltre che nel cioccolato fondente, anche nel tè, nel vino rosso, negli agrumi e in eccellenza per appunto gli alimenti che ce l'hanno in eccellenza sono i frutti di bosco. Ottimo.
però il cacao in particolare, appunto il cioccolato fondente, ne ha una buona quantità. Infatti maggiore è la percentuale di cacao che troviamo in questa tavoletta di cioccolato e maggiore, tanto superiore, la presenza di questi flavonoidi. Ok. Diamo un po' di numeri. Sì. All'incirca 100 grammi di cioccolato fondente contengono tra i 50 e i 60 milligrammi di queste sostanze, di questi flavonoidi, gli antiossidanti. La stessa quantità di cioccolato al latte, sì, quindi 100 grammi di cioccolato al latte, ne contengono all'incirca una decina. Sì. Invece il cioccolato bianco, sì, non ne contiene neanche un pochino. Ecco. Vabbè, quello si sapeva, dai, su, dai. Sì, è molto più ricco di grassi, di burri. Certo. E infatti, anche se poi magari questi, penso, questi contenuti, questa misurazione varia a seconda delle percentuali di cacao presente nella tavoletta, perché c'è il cacao puro al 99%, le ho viste queste tavolette, che immagino ne contengano veramente tanti di flavonoidi. Sì, quelli sì, ma noi dobbiamo considerare, quando parliamo di cioccolato fondente, sì, quel cioccolato che ha una percentuale di cacao dal 65% in su. Certo, certo. E allora, per quanto poi riguarda, siamo da un punto di vista quantitativo e qualitativo, da un punto di vista quantitativo il contenuto, appunto, di flavonoidi che si trovano nel cioccolato fondente sono all'incirca paragonabili a quelli dei frutti di bosco. Ah, che, vedi, come ho detto prima, sono i cibi, gli alimenti antiossidanti per eccellenza. Sì. Invece, da un punto di vista qualitativo, il potere antiossidante del cioccolato fondente rispecchia il potere antiossidante del tè verde. Tante volte si parla del tè verde che fa molto bene, ricco di antiossidanti, quindi gli antiossidanti del cioccolato fondente e del tè verde sono qualitativamente equivalenti. Perfetto, ho assaggiato una mousse al tè verde la settimana scorsa, una cosa buonissima. Ho assaggiato anche il gelato al tè verde, delizioso. Ti fai tentare, Silvia, cara. Lo so, sono golosa. Ci dobbiamo fermare, è il momento della pubblicità. Rimanete qui, ciao. Pubblicità. Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Restia al GNU. Radio Stella Città. La Provincia, quotidiano di Civitavecchia, Santa Marinella e dell'Etruria. L'informazione del territorio a soli 20 centesimi. La Provincia. Stella Città. 101.2. Eccoci nuovamente qui in diretta dagli studi di Radio Stella Città. È ancora il momento dell'angolo dell'esperto e abbiamo sempre in linea la dottoressa Antonia Di Caprio, che ho interrotto perché ci ha anticipato solamente quelli che sono i flavonoidi dal punto di vista quantitativo, però abbiamo detto anche dal punto di vista qualitativo, che rispettano le proprietà del tè verde, però ci stai dicendo qualcosa e io ho detto no, c'è la pubblicità. Vai. Sì, allora, praticamente parlavamo di capacità antiossidanti, sì, del cacao è circa 4-5 volte superiore rispetto a quella del tè nero. Sì. Quindi è meglio un pochino di cioccolato fondente se non vogliamo prenderci una tazza di tè nero. Okay. E ancora è superiore di circa il doppio, quindi 2-3 volte, rispetto a quella del tè verde e del vino. Sì. Quindi diciamo che rispetto al tè verde, come ho detto prima, all'incirca si equivalgono e ha un stesso valore equivalente anche degli antiossidanti del vino. Senti Antonia, ma noi stiamo parlando di questi flavonoidi, ma del cioccolato, ma perché sono così importanti per la nostra salute? E questo, diciamo, che è un punto importante dell'argomento di oggi. Yeah. Perché uno dice sì, mangiamo questo cioccolato, ci stiamo parlando di questi flavonoidi, ma perché? Certo. Allora, questi antiossidanti, quindi questi flavonoidi che si trovano nel cioccolato fondente, sì, limitano gli effetti negativi che sono associati ad elevati livelli di colesterolo nel sangue. In, sì, particolare vanno a limitare questi effetti negativi della parte cattiva del colesterolo LDL. Sì.
E poi hanno anche un effetto antinfiammatorio e proteggono quindi le arterie dai danni dell'aterosclerosi e prevengono anche le malattie cardiovascolari come infarto e ictus. Wow, wow, cioè già mi hai fatto felice. Quindi possiamo, puoi consigliarlo un pezzettino di cioccolata fondente al giorno, si può fare? Sì, 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 io lo consiglio ai miei pazienti, ovviamente quelli che non hanno particolari problemi di cui parleremo fra poco. Ecco. No, non c'è un però in questo momento. Inoltre, sarebbe meglio dire, il consumo di piccole quantità di cioccolato fondente, cioè piccole quantità siamo, indichiamo fra 15 e 30 grammi di cioccolato fondente. Tre quadratini. Sì, non è tantissimo, ma è neanche poco. Certo. Sono anche in grado di abbassare lievemente la pressione arteriosa. Perfetto. Quindi, fino adesso abbiamo visto che abbassa il colesterolo cattivo, va a proteggere anche le nostre vene, le nostre arterie e ti protegge dalle malattie cardiovascolari e abbassa anche leggermente la pressione arteriosa. Quindi possiamo dire che il cioccolato fondente è amico del nostro cuore. Mm-hmm. Quindi protegge, ci dà una protezione cardiovascolare, riduce anche l'aggregazione piastrinica, che evita quindi l'insorgenza di trombi. Mm-hmm. Abbassa Ottimo. La pressione e di conseguenza, appunto, come dicevo, riduce anche il rischio di trombosi. Certo, ma se io un giorno sono depressa e mi attacco a una tavoletta di cioccolata fondente, lo capi, diciamo l'ho che... sentito fare in giro. Sì, decisamente sì, e adesso andremo anche a spiegare il motivo per cui succedono queste cose. Mm-hmm. Però bisogna fare molta attenzione. Sì. Anche perché la cioccolata ha tante proprietà benefiche, ma ci sono appunto i contro di cui parlavo prima, ovvero in particolar modo le calorie. Sì. Visto che ci stiamo avvicinando sia alla Pasqua ma anche all'estate, mm-hmm. E la prova costume è alle porte, bisogna sì. fare attenzione ai grassi e alle calorie che andiamo a consumare assumendo un eccesso di cioccolato, perché io prima parlavo di un 15-30 grammi di cioccolato. Se noi andiamo a prendere una tavoletta di 100 grammi, sì. praticamente è un pasto completo. Mm. Sono all'incirca poco meno di 500 calorie. 500 calorie è un pranzo composto da primo, secondo certo. e contorno. Certo. Quindi facciamo attenzione, appunto, come dicevi, a fare la scorpazzata di cioccolato. Anche perché, a meno che, Silvia, non siamo degli sportivi che facciamo attività fisica pesante. Pesante, però, sottolineiamo, pesante. Sì. Cioè, ovvero, almeno un paio d'ore di moto al giorno devi fare, pesante. Sì, ma di sollevamento pesi. Ah, no? Ecco. Ecco, non di Pilates. Oppure di Zumba, non lo so, lo dico alle nostre ascoltatrici, queste attività aerobica. No, cioè devi no. fare proprio il, come si chiama, il bodybuilder. Sì. Esattamente. Oppure vai a fare il boscaiolo. Ah, ecco, perfetto. Vabbè, se vai a fare, come si chiama, trekking, con il trekking bruci. Quindi quando le persone fanno trekking è giusto, devo mangiare un pochetto di cioccolata che gli dà l'energia giusta per affrontare la giornata. Però bene. Comunque bisogna fare sempre attenzione alle calorie. Perfetto. Anche perché l'eccesso, come, sì. come sappiamo, di calorie va ad associarsi al sovrappeso sì. e quindi a tutte le patologie che adesso non voglio elencare che sono certo. collegate al sovrappeso. Certo, certo. Però comunque possiamo dire, cioè nel senso non ci sono solo elementi malvagi per quanto riguarda il cioccolato, ovvero cioè, magari forse il vero problema sono le calorie che noi andiamo ad ingerire mangiando il cioccolato, è giusto? Sì, sì, il problema è quello, quindi le calorie, l'eccesso di grassi che ritroviamo all'interno del cioccolato, in particolare nel cioccolato fondente, diciamo che 25 grammi forniscono 130 kilocalorie. Sì. 25 grammi. Sì. Il cioccolato bianco ne fornisce 140, quello al latte 130, quindi più o meno le quantità di calorie in base alle varie
ai vari tipi di cioccolato all'incirca sono quelle. Bene, ho capito. Che, parlando di 25 grammi, abbiamo detto circa 130-140. Ok, quindi ok, è complicato, però ti sto cercando di seguire. Quindi abbiamo visto le calorie, il vero problema che può avere il cioccolato, soprattutto ne ha moltissime, quello al latte e quello al bianco, e inoltre sono, abbiamo visto, poveri di flavonoidi, e contengono anche un po' di colesterolo, quindi immagino questi al latte e al cioccolato bianco, che invece non c'è nel cioccolato fondente. È corretto, è così, Silvia. Bene, bene. Non troviamo appunto grassi e colesterolo nel cioccolato fondente. Questo è un ulteriore vantaggio nei confronti del cioccolato fondente. Perfetto, quindi mangiare un pezzetto di cioccolato ci dà comunque quelle calorie che servono per il nostro organismo, ma non ce ne dà poi così troppe da poter dire vado ad ingrassarmi, sempre naturalmente se non eccediamo. Sì, quindi possiamo mangiare il cioccolato, ma ovviamente la parola d'ordine è la moderazione. Bene, bene. E ora ci fermiamo, che è il momento delle news. Rimanete qui su 101.2. Avete ascoltato Radio Stella, Città News. When the sunshine beckons to you and your wings begin to unfold, the thoughts you bring and the songs you sing are gonna keep me from the cold. And if a sword is hidden among you and its words may wound my soul, you can fill me up with what you got, 'cause my heart's been keeping on. She is love, and the ways are high and steep. She is love, passion and the dreams of my delight. Whatever stirs my mortal frame, will you keep it warm at night? I don't know where you come from, I know I haven't got a clue. All I know is I'm in love with someone who loves me too. She is love, and the ways are high and steep. She is love, and I believe her when she speaks. Love, and her ways are high and steep. She is love, and I believe, I do believe her when she speaks. She's Love, l'abbiamo appena ascoltata, ma questo è il momento dell'angolo dell'esperto e sono sempre in collegamento telefonico con la dottoressa Antonia Di Caprio.
Eccomi Silvia. Sì, è sempre qui presente con noi. Allora, siamo sempre più curiosi noi. Andiamo, vorremmo, immagino anche i nostri ascoltatori, scoprire quelle che sono le altre caratteristiche del gelato. Sì, del gelato, scusate, del cioccolato. Beh, volendo stavo guardando anche del gelato. Del gelato al cioccolato puro che si trova da qualche, in qualche gelateria. Buono, cioccolato puro, quello lì proprio dark, nero. Però no, 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 proseguiamo a scoprire, per scoprire insieme quelle che sono le sue caratteristiche positive e negative. Abbiamo visto che ha, ha molti flavonoidi, però è anche ricco di calorie, quindi non bisogna eccedere. E che altro, Antonia? In particolare, Silvia, bisogna evitare quei prodotti che contengono caramello o ripieni particolari. Ecco. Perché sono, ovviamente rimangono, risultano più dolci, quindi più affabili per il nostro palato, no? Sì. Però sono anche più ricchi di calorie e più poveri di flavonoidi. Poi una, come dicevamo prima, un'altra caratteristica importante è quella del cioccolato fondente, che la barretta deve contenere una quantità di cacao superiore, pari o superiore al 65%. Sì. E una diciamo escamotage per chi non gradisce tanto il cioccolato fondente è quella di assaggiarne un pochino alla volta per abituare proprio il palato a questo aspetto un po' amaro, questo gusto, retrogusto amaro del, del cacao fondente. Sì. E questo, questo meccanismo fa anche abituare il nostro palato ai sapori più forti e quindi andiamo ad evitare la ricerca continua del dolce. Ok. Quindi è un, diciamo, un aspetto positivo anche questo, che abituandoci a questo aspetto amaro, a questo sapore amaro, andiamo a ridurre la ricerca del dolce. Ah, vedi, interessante, è un modo per educarci piano piano. Ottimo. Sì, sì, vabbè, ma noi alla fine facciamo un po' tutte le volte che ci, ci incontriamo, facciamo un po' di educazione alimentare. Alimentare, è vero, speriamo insomma che la seguano i nostri ascoltatori, questo è importante. Speriamo di sì, va bene, sì. I nostri, gli ascolti ci danno un po' ragione. Gli ascolti sì, poi tocca vedere se li seguono i consigli. Perché magari, capito, siamo tutti bravi con buoni propositi, però poi effettivamente l'atto pratico, capito, magari dicono vabbè una volta, una seconda volta, una terza volta, e poi alla fine si ritrovano. Però dai, siamo ottimisti, perché bisogna essere ottimisti. Sono sicura che tutti i nostri ascoltatori seguono perfettamente i tuoi consigli, tranne qualche piccolo, ogni tanto qualche piccolo, come possiamo... No, ma qualche sgarro lo faccio fare anch'io, adesso vedremo anche qualche ricettina particolare. Vedi. Senti, io vorrei ricollegarmi, dimmi se c'è una correlazione. Un po' di tempo fa hai parlato di alimentazione e mal di testa. Sì, quasi un mese e mezzo fa. Sì, e tra i cibi, gli alimenti che potevano portare al mal di, al mal di testa, se mi ricordo bene, c'era proprio c'era il cioccolato. Hai detto bene, Silvia. Però se ti ricordi, sì, abbiamo anche detto che è quasi un non è una caratteristica reale del cioccolato quella di scatenare il mal di testa, perché in molte persone che soffrono di emicrania c'è, diciamo che l'assunzione, la ricerca del cioccolato è un campanello di allarme. Sì. Infatti sì, si ricerca il cioccolato, ma proprio perché le persone si sentono più stanche, più irritabili, e un questo ricerca anche del cioccolato è proprio un, il campanello che ti fa capire che magari da qui a uno o due giorni ci può arrivare un fortissimo mal di testa. Okay. Però in una piccolissima percentuale di persone realmente mangiando il mal di testa, mangiando il cioccolato, hanno mal di testa. E questo perché? Perché nel cioccolato sono presenti alcune sostanze, come per esempio la teobromina e la caffeina. Sì. Che in persone che sono appunto caffeino simili, cioè noi, sono le stesse sostanze che assumiamo prendendo una tazzina di caffè. Ah. Solo alcune persone, pochissime persone, che sono più sensibili a queste sostanze hanno problemi di mal di testa. Ho capito, ho capito. Non tutte, perché sono, diciamo che sono una minima percentuale
Sì. Di queste sostanze sono presenti all'interno del cioccolato, del cacao. Ho capito. Senti, ma io mi ricordo bene, quando stavo all'università, spesso tra i consigli che mi venivano dati c'era proprio quello di, quando magari sei sotto il periodo particolare, devi dare gli esami, magari hai molti appelli e così via, mi dicevano mangiati un bel pezzetto di cioccolata fondente, che questo ti dà la carica per affrontare lo studio. È vero? È così, sì, sì, perché queste sostanze, appunto, la teobromina e la caffeina, sì, aumentano il livello di attenzione e promuovono anche la concentrazione, la prontezza dei riflessi e riducono il senso di stanchezza. Però, appunto, come dicevo prima, ci sono alcune, siccome la quantità di queste sostanze è modesta nel cioccolato, può causare problemi solamente in poche persone che sono ipersensibili a queste sostanze. Ah, ok. Se no, in linea generale rappresenta un ottimo strumento, un ottimo modo per ingerire delle sostanze che fanno bene per il nostro attenzione, che ci fanno sentire più forti, più resistenti. Quindi sì, danno la carica. Perfetto. Perfetto. Infatti il cioccolato è un considerato il migliore alimento antifatica e antistanchezza. Ok. Però bisogna fare, alcune persone, in particolare chi soffre di osteoporosi e di demineralizzazione ossea, devono fare attenzione, perché il cioccolato fondente è ricco di ossalato, che è definito un antinutriente, mm-hmm, che va ad attaccare il calcio a livello intestinale e ne impedisce quindi l'assorbimento. Sì. Quindi le persone, appunto, che soffrono di osteoporosi devono fare attenzione, perché mangiando troppa cioccolata non assumono poi la sufficiente quantità di calcio. Ok. Inoltre, poi bisogna fare ancora, alcune persone devono fare attenzione, e in particolare quelle che hanno problemi a livello dell'apparato digerente, come l'ernia iatale, il reflusso gastroesofageo e la gastrite. Per queste persone il cacao è un nemico. È sconsigliato, perché sì, ti fa venire i dolori, diciamo, fondamentalmente. Sì. Ti fa male. Senti, ma c'è anche del fosforo nel cioccolato? Sì, un'altra caratteristica molto importante del cioccolato è quella di essere, oltre a una buona fonte di ferro, sì, anche se non è molto biodisponibile, cioè non è che mangiando una barretta di cioccolato abbiamo una notevole quantità di ferro. Ce n'è, però non è che ci arriva subito, ci fa salire il ferro nel nostro organismo. Ok. Però contiene anche tanto fosforo e potassio. Inoltre il cioccolato fondente è molto ricco di magnesio. Ah, vedi? Interessante. Eh sì, ed è un ottimo rimedio per combattere irritabilità, nervosismo e stress. Quindi anche il cioccolato fa bene per questi altri aspetti. Buonissimo. E poi Silvia, anche altre caratteristiche, perché è ricco di vitamine, vitamina E, vitamina B1, B2, e ovviamente è indicato per chi svolge un'attività fisica intensa, come sì, dicevamo anche prima. Perfetto, perché lo dicevamo prima, è vero, è vero. E poi, allora, ritorniamo, quindi riallacciamoci al fatto che io sono triste, mi sento giù e mi voglio mangiare una tavoletta di cioccolata. Mi aiuta? Sì, una tavoletta di cioccolata magari no. Appunto, gioco, naturalmente. Però dici, a volte uno quando si sente giù, capita, soprattutto a noi donne in periodi particolari, dici, ho proprio bisogno di un pezzetto di cioccolata, perché magari ti senti un po' giù, un po' triste. Come dicevo prima, il cioccolato è il miglior alimento antifatica e antistanchezza, ma poi ha anche altre caratteristiche, in quanto è un ottimo antidepressivo naturale. Sì, vedi? Bene, di questa caratteristica ne parliamo, la volevo solo lanciare e anticipare, dopo la pubblicità. Rimanete qui su 101.2. Pubblicità. Radio Stilla Città. Rimanete con noi. Stay with us. Restia al GNU.
Radio Stella Città. La Provincia, quotidiano di Civitavecchia, Santa Marinella e dell'Etruria. L'informazione del territorio a soli 20 centesimi. La Provincia. Centro Stampa Romano, le migliori tecnologie di stampa per quotidiani e periodici, in rotativa, colori e bianco e nero, per qualsiasi tiratura, per tutti i progetti grafici, passo dopo passo, ideazione e realizzazione di qualsiasi tipo di prodotto editoriale. Centro Stampa Romano, siamo a Roma in via Alfana 39, perché l'editoria da noi è di casa. Antonia, quindi scusami se ti ho interrotto, però è la pubblicità tassativa. Stavamo parlando quindi della capacità del cioccolato di essere un importante e ottimo antidepressivo, è giusto? Sì, giustissimo. E infatti il cioccolato fondente contiene una sostanza, sì, la feniletilamina, la parolona, che è un ormone naturale. Chiamato anche ormone del piacere. Sì. E appunto funziona come antidepressivo. Inoltre va a stimolare anche degli altri neurotrasmettitori, che sono uno in particolare è la serotonina, che si sente, di cui si sente parlare molto spesso. E va a migliorare tanti aspetti appunto della nostra, sì, percezione sensoriale. In particolare va a favorire il flusso sanguigno cerebrale e può essere raccomandato per le persone che hanno disturbi depressivi. Ovviamente non è un farmaco, non si può sostituire ad un farmaco, però diciamo che un pochino aiuta per chi si sente un po' giù. Sì, quindi aiuta, in parole, ti fa sviluppare quelle caratteristiche che aiutano a tirarti su il morale. Certo, non può essere, immagino, in cure di persone che soffrono effettivamente di depressione, io lì credo che bisogna intervenire con medicinali e così via, però è il caso che magari occasionalmente noi donne anche a volte ci sentiamo un po' tristi, con la cioccolata ci dà la forza per quello sprint e quell'euforia di cui avremmo un pochino bisogno, perché ci fa bene, insomma. Sì, anche un altro, una piccola parentesi, questo ormone del piacere, questa feniletilamina, si trova in particolar modo a livelli più elevati, sì, nelle persone innamorate. Ah, ecco. Bello. Invece è inferiore, ha una percentuale inferiore nelle persone che sono depresse, e quindi per questo è chiamato proprio l'ormone del piacere. Ho capito. E poi diciamo che andando adesso a vedere altre caratteristiche del cioccolato, del cacao, sì, tante volte si dice, soprattutto ai ragazzi in fase adolescenziale che hanno l'acne, non andare a mangiare il cioccolato perché porta appunto, induce all'acne, i brufoletti sul viso. Sì. Non c'è uno studio in particolare che dimostra appunto, dia una conferma a questo. Ovviamente, come dico sempre, l'eccesso fa male, quindi non andiamo ad appesantire il fegato, che quindi può portare alla comparsa di brufoletti, ma non è che mangiando il cioccolato si manifesta l'acne. Certo, lì è anche una questione, credo, ormonale, ci sia tutta una serie di situazioni particolari. Però diciamo che non c'è uno studio scientifico che conferma questa chiacchiera. Quindi diciamo, abbiamo detto che è un antidepressivo, un antistress, migliora l'umore, dà euforia, aiuta a concentrarsi e ti dà la carica fisica necessaria per l'attività sportiva e non solo. Ma quindi, cioè, insomma, diciamo già tutte queste nozioni che abbiamo scoperto quest'oggi sono già veramente tante e molto interessanti. Poi quando abbiamo detto che ha il ferro, il fosforo, il magnesio, il potassio, quindi le vitamine che ce ne ha veramente tante, E, B1, B2, quindi che dire, fa bene, quindi non evitatelo, a meno che avete particolari patologie o così via, quindi non evitate un pezzetto di cioccolata al giorno. Ma ancora altro c'è da scoprire oppure no? Sì,
Sono ancora piccole, piccole cosine, di cui una ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di cibi afrodisiaci. Infatti sì, il cioccolato è un eccellente afrodisiaco. È chiamato anche la medicina dell'amore ed è in grado di aumentare, di risvegliare il desiderio sessuale negli uomini e nelle donne. Wow! Okay. Ovviamente pure questo non fa i miracoli, però è un aiutino. Certo, certo. E inoltre c'è ancora un altro aspetto, mm-hmm, che sembra, adesso io qua non ci metto la mano sul fuoco, però sembra che consumare giornalmente del cioccolato fondente aiuta anche a proteggere la pelle dagli effetti nocivi dei raggi UV, perché appunto è ricco di antiossidanti. Ah, vedi. E poi Silvia ancora, sì? Migliora il grado di idratazione della pelle e previene l'insorgenza di eritemi, visto che ci avviciniamo all'estate. È anche un ulteriore aspetto positivo del cioccolato fondente. Assolutamente, ma infatti poi se non sbaglio, e correggimi, si trovano molte creme proprio a base di cioccolato, se non sbaglio, che servono sia per quelle lì che sono profumate, che fanno bene perché ti danno un po' di euforia e così via, fanno bene, sono quelle per quanto riguarda l'olfatto, ma poi invece ci sono alcune creme che, ora non lo so, sono la caffeina, il cioccolato, che si spacciano per anticellulite, ora non so se tante volte possono avere degli effetti, ma quindi aiuta anche in questo il cioccolato? Aiuta anche questo, ma soprattutto per la concentrazione di caffeina e teobromina. Certo. Le sostanze di cui parlavamo prima. Bene, senti, andiamoci ad ascoltare rapidamente una canzone, piccola, piccola, piccola. E so che poi negli ultimi minuti a disposizione vorrei darci qualche ricetta? Sì. Perfetto. Benissimo. Rimanete qui, 101.2. We are free and we're running with God on our knees.
Mica l'abbiamo appena ascoltato a Kikas, ma siamo ancora ultimi minuti a disposizione per l'angolo dell'esperto, e so che la nutrizionista, la dottoressa Antonia Di Caprio, ha preparato per noi delle delizie, vero? Sì, le palline di ricotta e cacao. Wow, già mi viene l'acquolina in bocca. Diciamo che questa è l'eccezione che conferma la regola, ovvero ogni tanto qualche piccolo sgarro si può fare. Sì, ogni tanto sì, ce lo possiamo concedere, dai. Ottimo, ottimo. Vai Antonia, dici. Allora, dici. Queste palline di ricotta e cacao sono dei dolcetti simpaticissimi e sono anche facili e veloci da preparare, non necessitano di fuoco, di forno, di nulla. Ottimo. Allora, gli ingredienti per 4 persone sono 12-15 biscotti secchi, 6 cucchiai di zucchero, 9 cucchiai di cacao dolce, 250 grammi di ricotta, un pizzico di cannella, zucchero a velo, quanto basta. Mm-hmm. Allora, bisogna sbriciolare i biscotti, sì, e renderli in polvere. Mettere in una ciotolina, aggiungere 6 cucchiai di cacao, la ricotta, lo zucchero e un pizzico di cannella. Giriamo tutto quanto per omogeneizzare l'impasto. Sì. Poi, una volta che appunto ti è formato questa, chiamiamola crema, questa pappa, possiamo formare le palline e le passiamo nel cacao in polvere avanzato, quindi gli altri 3 cucchiai di cacao in polvere. Disponiamo le palline su un piatto da portata, dobbiamo mettere nel frigorifero per almeno 30 minuti che si addensano un pochino, e prima di servirle possiamo cospargerle di zucchero a velo, oppure magari quelle colorate, i zuccherini colorati che non mi ricordo come si chiamano, i bastoncini quelli colorati, oppure delle granelline. Come diciamo prima, con la farina di cocco. L'ho visti e l'ho assaggiati, sono buonissimi. Assolutamente. Senti, abbiamo ancora un paio di minuti e mezzo, ce la facciamo a dirne un'altra di ricetta? La crema di cioccolato? Sì. Allora, gli ingredienti sono 1 litro di latte, 350 grammi di zucchero, 8 tuorli d'uovo, 150 grammi di farina, una bustina di vanillina, una buccia di limone, 80 grammi di cacao amaro in polvere. Perfetto. Allora, la preparazione è semplicissima: si sbattono i tuorli delle uova con lo zucchero, si aggiunge cacao, farina, vanillina, il latte e la buccia di limone a freddo e si mescola tutto. Mm-hmm. Poi si versa il composto ottenuto in una pentola alta. E si fa cuocere questa crema a fuoco moderato per circa 7 minuti. A fine cottura, quindi la crema si sarà rappresa, eliminiamo la buccia di limone e possiamo versare la crema all'interno di coppette e servirla fredda. Oppure possiamo utilizzare questa crema per guarnire le torte o i dolci che ci piacciono con il nostro cioccolato. Quindi, due interessantissime, buonissime e golosissime ricette ci ha dato la nutrizionista. Sì, oggi non erano proprio dietetiche. Diciamo, però, come hai detto tu, giustamente ogni tanto si può fare. Eh sì, poi con tutti gli aspetti positivi che abbiamo visto del cacao fondente, del cioccolato fondente, facciamo un po' bene. Dai, sì. Senza esagerare, eh? Certo. Quindi cioccolato sì, ma con moderazione. Ottimo, questo è importante. Quindi un pezzettino di cioccolato al giorno non c'è problema, assolutamente, fa bene, a meno che esistano delle patologie particolari, abbiamo visto. In quel caso non si può consumare. Però oggi abbiamo scoperto quindi tutte quelle che sono le proprietà del cioccolato, che sono tantissime, innumerevoli, e abbiamo scoperto che fondamentalmente fa bene. E poi anche due ricette, la crema di cioccolato e le palline di ricotta e cacao, che cercherò di postarvi quanto prima sulla pagina di Facebook. Altrimenti, se volete avere la ricetta, non esitate, contattate Radio Stella Città, chiedete di me, di Silvia, e ve la darò direttamente. Antonia, io ti ringrazio. Grazie a te Silvia, grazie per averci ascoltato. E l'appuntamento con te, come sempre, torna il prossimo giovedì dalle 13 alle 14. Benissimo, buona giornata a tutti. Ciao Antonia e ciao a tutti gli ascoltatori, con me ci sentiamo domani mattina con la rassegna stampa.